Oggi la situazione è molto chiara, è molto semplice, ci sono molte persone, molti piccoli gruppi della maggioranza che ricattano questo governo inesistente e allora bisogna passare dalle parole ai fatti. Noi siamo disposti, e questo lo diciamo anche a gran voce, anche alle dimissioni in massa, basta che si raccolgono 46 dimissioni per attuare l'articolo 8 bis del nostro statuto e chiudere questa legislatura. Qualsiasi strumento a noi sta bene, il Movimento 5 Stelle non si tira indietro. L'importante è mandare a casa questo governo, questa maggioranza e ridare voce al popolo siciliano. È già la terza mozione di sfiducia che stiamo proponendo e non è più una mozione di sfiducia che è data al Presidente della Regione, perché ormai il Presidente della Regione è una figura mitologica, cioè non esiste più, è qualcosa che ormai i cittadini hanno imparato anche a dimenticare, hanno già dimenticato. Il problema invece è ad una maggioranza fatta soprattutto dal Partito Democratico che a parole dice che non sta più col governo, a parole dice che è finita ormai questa esperienza, a parole dice che non farà più arrivare neanche i soldi da Roma perché non si sono fatti dovuti e giustamente dovute riforme, però di fatto poi sostiene e non fa mai mancare i numeri invece all'azione di governo che sta in qualche modo facendo diciamo dello Stato siciliano semplicemente una carta dei privilegi e alla Sicilia non sta assolutamente regalando invece nulla e non sta risolvendo i problemi dei cittadini siciliani.